Ultimamente mi è stato posto un quesito molto interessante. In pratica mi è stato chiesto se esiste un album adatto ad avvicinarsi alla musica jazz e al suo mondo. È utile sottolineare che in realtà a una domanda del genere non si può dare una risposta univoca e forse non esiste proprio la risposta, perché i dischi adatti allo scopo possono essere molti a seconda dei gusti, della sensibilità e della curiosità delle persone. Però esiste un album che viene considerato da tutti, critici, musicisti o appassionati del genere, una pietra miliare imprescindibile per il jazz del Novecento. E si tratta di una delle produzioni più importanti di uno dei musicisti più rappresentativi della musica del secolo scorso, e non parlo solo del jazz, ma della musica tout court. Il musicista è Miles Davis e l'album si intitola Kind of Blue. Il fatto che quest'album possa favorire l'approccio al jazz non significa che si tratti di un disco facile o semplice. Ha però la caratteristica di essere immediato, di arrivare in modo diretto, è scevro da toni aspri e non aggredisce l'ascoltatore. Si tratta infatti di un'opera d'arte e, come tutte le opere d'arte, di qualsiasi arte, parla linguaggi diversi a seconda delle persone che si trova di fronte. In un esperto potrà trovare spunti interessanti, l'amatore del jazz ne coglierà alcuni aspetti più complessi e per i musicisti vi sono moltissimi spunti di ispirazione costante da cui imparare, indipendentemente dal genere praticato. L'album è uscito nell'agosto del 1959, ma in realtà è stato registrato in due sessioni, la prima all'inizio di marzo e la seconda verso la fine di aprile di quell'anno. Le due sessioni corrispondono alla prima e alla seconda facciata dell'LP, come si usava evidentemente allora. In tutto è composto da 5 brani, 3 sul lato A e 2 sul lato B, per un totale di circa 45 minuti, quindi anche abbastanza contenuto come durata. È stato anche definito il manifesto del jazz modale, e questo vedremo è vero in gran parte, ma non del tutto. Senza scendere troppo nel tecnico, possiamo dire che il jazz modale suggerisce di non suonare più solamente sulla sequenza di accordi, come era stato fino ad allora, ma di improvvisare utilizzando le scale, cioè i modi. Questo garantisce all'improvvisatore una grande libertà, perché non si deve più preoccupare di seguire l'avvicendarsi frenetico degli accordi, bensì cercare di utilizzare al meglio una serie di note in sequenza per creare delle frasi melodiche. Lavorando con questo sistema viene infatti enfatizzata la capacità del musicista di creare sull'istante interessanti variazioni che hanno la melodia come punto di riferimento. Per registrare il disco, Miles Davis mise insieme alcuni dei musicisti secondo lui più adatti a seguirlo in questa nuova avventura. A tal proposito è utile ricordare che una delle caratteristiche principali di questo favoloso trombettista è sempre stata quella di essere un grande band leader, in grado di utilizzare al meglio le risorse umane che aveva a disposizione. La band che riunì fu la seguente: Bill Evans al pianoforte, John Coltrane al sax tenore, Julian, detto Cannonball, Halderley al sax contralto, Paul Chambers al contrabbasso, Jimmy Cobb alla batteria e solamente in un brano, il secondo, Wynton Kelly al pianoforte al posto di Bill Evans. Miles Davis si presentò in studio portando solamente degli abbozzi e qualche schizzo di idea per dei brani che i musicisti non avevano mai provato prima di allora. Infatti la sua idea era quella di cogliere l'attimo, facendo leva sulle capacità dei suoi collaboratori. L'album inizia con un brano che potremmo definire il manifesto del jazz modale, So What. Ha una struttura classica per il jazz, AABA, di 32 misure, ma la novità è che le sezioni A lavorano tutte su un'unica scala, quella di Re minore dorico, mentre la parte B è caratterizzata sempre da una sola scala dorica, che però parte da un semitono sopra, in pratica dal tasto nero del pianoforte successivo al Re, cioè Mi bemolle. Ma tra tutte le composizioni di questo album, due, secondo me in particolare, sono veramente notevoli. Il terzo brano, che chiude la prima facciata, è un capolavoro assoluto. Si tratta di una ballad intitolata Blue in Green. È una composizione scritta da Miles Davis, ma con la grandissima collaborazione da parte di Bill Evans. E anche l'ultimo brano dell'album è notevolissimo. Si intitola Flamenco Sketches. Questa composizione ha delle caratteristiche che la rendono unica. Innanzitutto non c'è una melodia, in pratica manca il tema. I musicisti hanno stabilito a priori solamente, e solamente si fa per dire, una successione di 5 scale da utilizzare per le improvvisazioni.
La cosa ancora più interessante è che la durata di ogni scala è lasciata alla casualità. Questo ha costretto tutto il gruppo ad un ascolto reciproco attentissimo per sviluppare quello che si dice in gergo l'interplay necessario per dare un senso al tutto. I passaggi tra le varie scale potevano essere suggeriti sia dal solista di turno che dalla sezione ritmica, in particolare ovviamente da Bill Evans e Paul Chambers. Ma se volete saperne di più su Miles Davis, su Kind of Blue e sul jazz modale, vi lascio in descrizione il link per la puntata del podcast Molliche d'Ascolto, dove si parlerà di questo e di molto altro. E nel frattempo, ciao a tutti e, al solito, fate bravi.